Buonasera, bentrovate e bentrovati a tutti, amiche ed amici. Se mi vedete particolarmente rosso fuoco è perché ho una candela accesa, tanto per illuminare un po' più questa stanzetta e per non fare troppo contrasto, diciamo, con la luce. Vedete qui a sinistra? Adesso ho proprio la fiamma nell'occhio, eh. Quindi, questo è un video che anticipa la chiusura delle trasmissioni per quello che riguarda il mostro di Firenze. Mi sembra di aver fatto insieme a voi un bel percorso. E poi ci sarà l'ultima, diciamo, live che stavo pensando se quando farla, se venerdì o sabato, più facile sabato sera, che è meglio. Almeno anche per tutti, no? Se vogliamo stare un'oretta in più ci stiamo. Diciamo che risponderò alle vostre domande se ne sono in grado. Parleremo anche un po' in generale della vicenda Mostro di Firenze. Non solo per quello che ne penso io, ma anche per quello che ne pensate voi. Insomma, a che punto siamo, se tutto questo parlare possa continuare a essere utile o non utile, ecco. Allora, dal canto mio, questo canale ha lasciato un sentiero, il sentiero dell'assassino seriale unico interno allo Stato. Prendendo in considerazione tutti i dati oggettivi che sono emersi nel corso degli anni, nel corso delle indagini, nel corso dei processi e per finire poi a riprova delle sentenze, l'unica sentenza emessa su questi tragici fatti, quella a carico di Vanni Allotti, che non si lega minimamente alle altre. Quindi io dico, se si affronta questo percorso di studio andando ad osservare le cose per come sono e non troppo nel dettaglio, non troppo nel dettaglio, perché se si va a parlare di dettagli che possono riguardare, ad esempio, che ne so, lo Schizzenbrunnen, Porta Sapone Deis, lo Scarpone, le impronte dello scarpone o degli scarponi, il motorino del Pacciani riverniciato o non riverniciato, se si va a guardare tutte queste cose, secondo me, inevitabilmente vi perdete, per forza, perché in merito ad ognuna di queste questioni ci sarà sempre qualcuno che vi opporrà un elemento contrario alla vostra ricerca in merito a quel determinato oggetto. Invece il punto è, per esempio, in merito allo Schizzenbrunnen e al Porta Sapone Deis, il punto è appurare se venissero quei due oggetti effettivamente dal furgone dei ragazzi tedeschi, e mi sembra di no. Però c'è chi dice di sì. E allora come stanno le cose? Come sta la verità? Dove sta la verità? Dove? Negli atti, nelle carte. Quello sì, non c'è il nome di nessuno che se ne dica, si possono fare mille discorsi. Si dice il nome di una certa persona, chiunque essa fosse, non è stata inserita nelle liste della SAM, ma va bene, benché avesse tutti i crismi. E poi oggi viene detto da Marco Fiero che le liste della SAM non esistono più, va bene, saranno segnalazioni, chiamatele come cazzo vi pare. Hanno stilato una lista in merito a dei nomi che sono stati segnalati, fate come volete. Poi se la SAM non ci ha indagato sopra queste persone, lo sanno loro. Perché? Allora, se questo è il discorso, no, per togliere il, come si dice, il vocabolo lista, no? Insomma, se questo nominativo non c'era tra gli altri nominativi, perché ti avrebbero poi dovuto allora lasciare il fascicolo negli atti? Come c'era? Se un determinato personaggio, no, a seconda di alcuni, non è stato inserito in questi nominativi, che senso ha poi lasciare il fascicolo che lo riguarda tra gli atti? Voglio dire, sperando che qualcuno non se ne accorga, infatti qualcuno se ne è accorto, giustamente, per le questioni che riguardano. Quindi,
Questo è un discorso che esula adesso da chi possa o non possa essere la figura in questione, che possa essere il rosso, che possa essere un uomo di Stato, che possa essere eventualmente il vigilante, per dire, no? Uno dei sospettati. Questo discorso che ho fatto esula da chi possa essere la figura. Se una figura fosse stata ritenuta compromettente per un futuro, non solo non l'avrebbero inserita in quei nominativi, non avrebbero lasciato neanche i fascicoli a disposizione, avrebbero fatto sparire tutto in merito a quella persona o ad una determinata persona. Ecco, quello è il punto che dico io. Però sono d'accordo insistere negli atti, perché è lì che sta il discorso. Il discorso, il succo della vicenda Mostra di Firenze non è più adesso il capire come mai questa vicenda processuale, tragica, umana, sia andata avanti per 50 anni, poi con le persone, gli imputati che conosciamo e con le sentenze che conosciamo. Il punto non è più questo. Chi lo vuole capire lo capisce, chi non lo vuole capire giustamente guarda le altre strade, guarda alle sette, come vi posso dire, oioi, non mi viene mai la parola, ai nuclei di guerra non ortodossi, che sono cose che hanno fatto, cioè il nucleo di guerra non ortodossa è un qualcosa che ha fatto parte della storia d'Italia, in negativo. Le sette sataniche, massoniche, i mandanti, i feticci, i filtri d'amore legati alla vicenda Mostra di Firenze non li prendo neanche in considerazione, perché ad oggi non è mai stato dimostrato nulla, che Vigna fosse a capo di una setta ultra non so che. Neanche questo lo prendo in considerazione. La vicenda Mostra di Firenze ce l'avete davanti agli occhi, negli anni di indagine, nei comportamenti di polizia e carabinieri, nei comportamenti della procura, nei comportamenti dei presidenti delle corti, nei comportamenti dei procuratori generali. Fino a lì vi dovete spingere per guardare tutta la vicenda Mostra di Firenze. Però il punto, una volta che l'avete osservato, ora, nel 2023, non è più dire secondo me Pacciani, Vanni, Lotti, l'uomo di Stato, quegli altri, chiunque fossero, quello che volete. Non è più qui la questione. La questione adesso riguarda il fatto che lo Stato, cioè la Procura, continui a non ottemperare ad un principio di legge. Anche se formalmente, e se avete visto la trasmissione Crimini e Criminologia, dove erano presenti l'avvocato Mazzeo, l'avvocato Tranfa, Paolo Cochi, che parlavano proprio degli atti, vi ripeto sempre, allora, al di là del personaggio che ognuno potrebbe ricercare in quegli atti. L'avvocato Mazzeo dice una cosa importante, ne ha detta più di una di cose importantissime, vero? Così come l'avvocato Tranfa. Non per dire che Paolo Cochi non abbia detto cose interessanti, adesso sto parlando di atti, diciamo, che riguardano la Corte di Assise e la Procura, è chiaro che mi rivolga alle frasi pronunciate dagli avvocati. L'avvocato Mazzeo ha detto: ci è stato concesso di accedere agli atti, anche quelli mai entrati nei procedimenti penali, quelli che vi faccio sempre presente io, che in quegli atti ci può essere molto da approfondire, da studiare. Io, per esempio, se avessi l'opportunità, se fossi un avvocato, secondo il mandato che mi è stato dato dai familiari delle vittime, cercherei questioni inerenti anche all'ipotesi di un uomo vicino allo Stato. Mi spiego? Quindi l'avvocato Mazzeo ha fatto questa richiesta, gli è stata accettata e gli è stato risposto: siccome questi incartamenti che ci avete richiesto riguardano atti che non sono mai entrati nei procedimenti penali, siccome non li abbiamo tra quelli lì, ci dovreste dare un po' di tempo per cercarli, organizzarli, metterli in ordine e poi ve li consegniamo. Benissimo.
Detto l'avvocato Mazzeo, sono passati 7 mesi, mi pare, 7, 8 mesi, diceva sarà un pochettino tanto, no? E poi non è il male del tempo che è passato, dice alle nostre sollecitazioni, richieste, no? Di dire guardate, che fine ha fatto quella ricerca che stavate facendo nell'archivio, possiamo incontrarci per definire la questione? Niente. E giustamente allora l'avvocato Mazzeo ha detto, se tu mi dai l'autorizzazione a consultare quegli atti, mi dici che io posso averne diritto, ma poi non me li consegni, dopo 7 mesi, insomma, e dice siamo al punto di partenza, anche se io come avvocato ho ottenuto un risultato, un piccolo passo avanti lo abbiamo fatto. Dice, e quando abbiamo fatto quel piccolo passo, ha detto l'avvocato Mazzeo, è uscito già fuori qualcosa di interessante. Ha ribadito l'avvocato Mazzeo che la pallottola rinvenuta nell'orto del Bacciani fosse artefatta. Questo l'ha ribadito l'avvocato Mazzeo, l'avvocato Tranfa e anche Paolo Cochi. Quindi, se volete smentire, smentite loro. Io sono su molte questioni nel tempo non sono stato proprio d'accordo su tutto, per il 95% sì. Perché la richiesta, la lotta che si deve fare per accedere agli atti dovrebbe essere un qualcosa che dovrebbe unire tutti, avvocati, appassionati, mostrologi, non mostrologi, quello che volete. Cittadini italiani, come cittadino italiano io voglio sapere perché lo Stato, ancora oggi, dopo mezzo secolo, deve far penare degli avvocati che avrebbero e hanno il pieno diritto di consultare quegli atti. Ho fatto muovere la fiamma della candela. Avrebbero il pieno diritto di consultare quegli atti ed è inaccettabile. E allora, come cazzo, come cittadino, ancora vi dico, allora ti viene il sospetto, ti deve venire, no? Dice, a fronte di tutte queste cose, che già, alle quali io già avevo dedicato del tempo, giustamente, perché sono cose importanti, in un video che si chiama La Revoca. Già che sono anni che stanno lottando per avere l'accesso agli atti, poi formalmente mi sblocchi la pratica, in realtà siamo sempre fermi nelle sabbie mobili. Allora sarà un cittadino, e abbiate pazienza, che c'è malafede a voler pensare di dire qui gatta ci vova, c'è qualcosa che non va. Che tratti l'uomo di Stato, che non tratti l'uomo di Stato, trattasse quello che volete, c'è qualcosa di grosso. Se lo Stato continua a non ottemperare a un principio di legge, c'è qualcosa di grosso. E infatti sarebbe qualcosa di grosso e lo è. Altrimenti non saremmo qui ancora, su, dopo 50 anni. A tentare di capire come mai le indagini sono andate in un certo modo, i procedimenti penali in un certo modo e le sentenze in un certo modo. Su, a un certo punto, la procura non ha nulla da nascondere. Ritiene che il suo operato, che fu messo in atto a carico di Pacciani, di Vanni, di Lotti, e vi parlo solo di loro perché sono stati condannati, Pacciani in primo grado, Vanni Lotti in via definitiva. Se la procura non ha rimostranze verso quello che fu il suo operato, verso questi imputati, se ritiene quei procedimenti penali perfettamente, e quelle indagini perfettamente lineari, conformi alla legge, e saranno state certamente così, e allora perché si continua e si ostinano tutt'oggi a non divulgare quelle carte che, come vi ho detto, sarebbero divulgabili. Vi ripeto, gli atti che sono stati concessi di poter essere visionati dall'avvocato Mazzeo non riguardano i procedimenti penali, perché non ci sono mai entrati quegli atti nei procedimenti penali, però sono comunque, per il codice di procedura penale, visionabili, consultabili, perché fanno parte di tutta quell'indagine che poi sfociò in Pietro Pacciani.
a processo vennero portati solo gli atti che riguardavano Pietro Pacciano. Tutti gli altri atti sono rimasti fuori dal procedimento penale e l'avvocato Mazzeo, in base al codice di procedura penale e alla legge, ha diritto di visionare anche quegli atti lì. Gli è stato confermato, ma ancora non gli sono stati consegnati, che li stanno ancora cercando. Cioè, anche, vedete anche qui, scusate. Allora, non voglio dire, mettiamo dall'84, no? Da quando parte l'indagine dell'assassino seriale unico da parte della Procura. 84, 94, 2004, 2014, mettiamo 2024, no? In 40 anni, 40, 39, non ce l'hanno fatta a mettere a posto un archivio ordinando un pochettino per bene le questioni? Avranno buttato tutto lì così, va? Ammassiamo tutto? Lo Stato dovrebbe anche catalogare, no? Poi i faldoni, le questioni, e se no che Stato è? Boh. Quindi ecco, tutto questo, no? Se poi uno pensa male, fa male? Ma assolutamente no, abbiate pazienza. C'è del marcio in questa vicenda, mettetelo come vi pare. Io ve l'ho evidenziato dal mio punto di vista in piccolo, e sarebbe comunque una cosa grandissima. Poi, se si tratta di una questione ancora oltre a quella che ho pensato io, peggio mi sentirei, ma non per la questione che ho pensato io, per lo Stato. Peggio mi sentirei se davvero poi dietro si venisse un giorno a sapere che dietro questi duplici delitti c'era un qualcosa che riguardava direttamente, non indirettamente come penso io, direttamente organi istituzionali, sarebbe uno sfacelo. Però il legittimo sospetto in questo caso è d'obbligo, su, ci deve essere un motivo se si ostinano ancora a non ottemperare a tali principi di legge. Il sospetto ti viene. È indubbio e non si può neanche essere additati per questo, penso io. Quindi questo ci tenevo a condividere con voi in questi 20 minuti. Quindi penso che detto questo non ci sia altro da aggiungere, ecco. Come ogni cosa poi un percorso deve anche terminare, non è che si può portarlo avanti all'infinito a parlare che poi a parlare di che. Quello è il senso. Nella vita, anzi, ci sono anche altre questioni che riguardano la vita in sé, ognuno, no? Quindi devo portare anche avanti altre cose ora. E quindi pian piano dedicherò non meno attenzione alla vicenda Mostro di Firenze, ma meno tempo, con meno contenuti, insomma. Sabato sera, che ne so, verso le 9:30, come sempre, un quarto alle 10. Ci sarà questa live tra me e voi, che parleremo proprio per come ci pare, non di un argomento specifico, di un'ora, due, tre, quello che volete, tanto per rimarcare ancora su questa brutta vicenda, per approfondirla ancora un po' insieme, se sono in grado di rispondere, nel senso, non è che... E niente, per adesso, ci vediamo sabato, allora, con la live. Grazie per l'attenzione e per la pazienza a tutti.